Certo, che una differenza sensibile tra il responso del pubblico e quello della giuria di qualità per i ragazzi usciti dai talent potesse esserci, era cosa abbastanza scontata, ma il parere della giuria di qualità è davvero impietoso nei confronti dei ragazzi usciti da Amici. Un caso è proprio quello di Scanu. Il suo brano Finalmente Piove ha ricevuto lo 0,63% la prima sera, addirittura lo 0% la seconda. Esito simile se non peggiore è quello degli altri big in gara reduci dal programma della De Filippi, per i Dierjack uno 0,63% in entrambe le sere, così come per Annalisa, mentre per Alessio Bernabei c'è stato addirittura uno 0% in tutte e due le serate. Non è accaduto lo stesso con i reduci dagli altri talent, tra cui Noemi, Lorenzo Fragola, il preferito al televoto dopo gli stadio, o per Deborah Jurato, che rappresenta una doppia anomalia. In coppia con Giovanni Caccamo, la vincitrice di Amici 2013 non solo non è stata bistratta dalla giuria, ma un incremento netto della preferenza della giuria di qualità dal venerdì al sabato permette alla coppia di schizzare al terzo posto, precludendo il podio a Enrico Ruggeri. Venerdì vengono relegati alla decima posizione con uno scarso 5,63%, il giorno successivo schizzano al secondo posto con il 10,63%. Il cantautore, giunto quarto nella classifica finale, ha ironizzato su Twitter. Esperti o amici di qualcuno? Lo dico col sorriso sulle labbra, so che va così, per me non cambia nulla. Gli ha risposto a tono il presidente di giuria di qualità Franz Di Cioccio, evidenziando un dato di fatto, peraltro. Fra i voti delle tre giurie per Ruggeri il nostro è stato il più alto. Dia la colpa al televoto e accetti la sconfitta, chi se ne frega.